Buongiorno a tutti. Mi sto dilettando in una cosa che mi servirà per un progetto al quale sto lavorando e devo costruire un elettromagnete. Ora, per costruire un elettromagnete mi serve il filo smaltato, che è una cosa per chi fa bricolage come me con l'elettronica o con l'elettrotecnica più semplice. Trovare il filo smaltato è, insomma, molto utile. Ora, io quello che ho tra le mani è un vecchio motore di un ventilatore di un frigorifero industriale che era stato sostituito perché oramai non era più buono, e praticamente l'ho segato il nucleo di questo motore, quindi girava il rotore, l'ho tagliato a metà, qui c'è un altro pezzo qui intorno, eccolo qui, giusto così per far capire, no? Questo, eccolo, o come si dice più giustamente, lo statore di questo vecchio motore, e con questa vecchia penna che sto usando praticamente come un fuso sto raccogliendo, praticamente svolgendo questa matassa con molta delicatezza per ricavarne il filo smaltato, perché lo sapete che io preferisco sempre recuperare e mai buttare, e queste sono delle occasioni buone perché si trova nel filo smaltato con cui fare dei progetti, e allora si può reperire appunto recuperandolo da vecchi apparati che non servono più, tipo per esempio appunto lo statore di questa, di questo vecchio motore, poggiamolo qui, oppure per esempio questa bobina qui che è di un teleruttore, no? Sono fili peraltro pure molto sottili. In realtà questo era rotto il teleruttore, poi ho provato la bobina, in realtà questa funziona, quindi non la toccherò. Oppure anche, che so, anche dall'alimentatore switching, questo è un toroidale, eccolo qua, per fare piccole bobine questo va bene, eccolo qua, da questo toroidale ho ricavato questi due pezzettini di filo smaltato ed è molto utile, che so, un vecchio trasformatore, quando hanno il trasformatore dentro, o anche questo qui per esempio, vecchio caricabatterie con trasformatore, questo se non serve più, questo in realtà lo utilizzerò perché questo è ancora buono, e lo si utilizza per ricavarne quello che serve. Ecco qua, non si butta via mai nulla. Per esempio ci sono in rete tanti progetti che riutilizzano il trasformatore dei forni a microonde, no? Ecco, molto spesso si butta praticamente il pacco del secondario, perché spesso ci si fanno degli elettromagneti, oppure ci si fanno, che ne so, le saldatrici, appuntatrici, eccetera eccetera, cosa che mi prometto anche io di fare in futuro. Ecco, ma spesso si butta via il secondario, e perché mai buttarlo via invece raccogliere il rame, no? Così come sto facendo io. Ricordate, non si butta via mai nulla, possiamo trovare tutto quello che ci serve da quello che anche amici o parenti ci possono dare. Poi questo è ferro, lo si andrà a buttare da uno che raccoglie il ferro, ne sarà contento, voi chiaramente glielo regalate, poi vi togliete l'impaccio, ma lui sarà molto contento perché alla fine raccoglierà del ferro che poi si andrà a rivendere, come si faceva una volta, una volta si faceva così, mentre vado avanti con questo lavoretto che come vedete va fatto con molta delicatezza, perché poi quando si va a svolgere c'è il rischio di rovinare la vernice, lo smalto del filo, cosa che non deve succedere perché sennò il filo poi è inutilizzabile. E vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio, se volete mettete un like, se volete vi iscrivete al canale e ciò mi farà molto piacere. Vi ringrazio e ci vediamo, ripeto, alla prossima. Grazie.